Buonasera, buonasera a tutti. Finalmente è finita l'avventura che si è protratta per tantissimo tempo sul nuovo tecnico della Juventus. Ce l'abbiamo fatta. Oggi, questa mattina alle ore 11 è stato presentato Maurizio Sarri. Finalmente fumata bianca, già era nell'aria l'arrivo di questo allenatore. È arrivato ieri all'aeroporto di Caselle, ieri è stato a cena con il presidente Agnelli. Questa mattina giro molto veloce per quanto riguarda tutto l'entourage, non solo delle persone che ci sono, ma anche dello stadio e anche di Vinovo e tutto quanto l'impianto sportivo. Dopodiché, alle ore 11, puntuali come l'orologio svizzero, si è presentato Sarri insieme a Fabio Paratici e Claudio Albanese, responsabile della comunicazione Juventus. Detto questo, allora io vado subito intanto a presentare gli ospiti perché parleremo, il tema ovviamente principale è questo, poi calciomercato se ne parlerà perché, come ha detto Maurizio Sarri, dovrà dialogare molto con ovviamente l'operatore di mercato principe che insieme a Pavel Nedved, ma è Fabio Paratici, dovranno mettersi d'accordo su quali saranno le strategie di questa nuova Juventus. Prima di presentare gli ospiti, non posso fare a meno di non presentare ovviamente Alessia. Ciao. Ciao, buonasera. No, e basta, finito. Di qualcos'altro? allora io Tutto sto tutto bene, sto tutto bene, sto molto bene, comunque? molto Sì. bene, sono rimasta molto A che ora si è sorpresa. alzata questa mattina? A che ora si è alzata? Tutto Non ti posso bene? dire l'orario perché Ok, davvero troppo perfetto. presto. Sì? Allora, cosa è successo? Niente, Sorpresa di sono molto cosa? Perché sorpresa di Sarri. Perché non se l'aspettava? io no, non me Esatto, lo l'aspettavo. sai, forse anche io non me l'aspettavo, comunque insomma andiamo avanti. Insomma, vabbè, ci hanno smentito un po' di voce, ma comunque ripeto, mi è piaciuto molto come si è presentato Sarri, e se molti nei vari forum lo hanno criticato all'inizio, poi subito dopo aver visto la conferenza stampa, devo dire che c'è stata una sorta di distensione abbastanza importante, non poco, sul personaggio Maurizio Sarri. Vado a presentare subito gli ospiti, il direttore di Juvetoro, Roberto Grossi. Ciao Roberto. Ciao Marco, buonasera a tutti. Buonasera Ermanno Vittorio, solamente saluti, poi entriamo nel contesto. a tutti. Bene, Antonio Catapano. Buonasera a tutti. L'avvocato Alessandro Ciao Vaccaro. Marco, buonasera a tutti. Poi abbiamo Enzo Roatta sopra. Sì, c'è il microfono? Gelato, Ciao, ciao senza Enzo. gelato non parlo. Tutto Poi bene, ovviamente buonasera a tutti. è una bellissima donna, però non mi ricordo purtroppo mai il nome. Arcadia. Arcadia, No, e io, esattamente. ma guardate, tranquillo, io per il nome sono proprio stato sempre una frana. Quindi Arcadia, grazie, poi tu ti occuperai anche il prossimo anno di quella che è la parte, diciamo, così artistica di questa Artistica. trasmissione, di signora mia. Bene, poi ci sono Grazie. alcune cose che ci devi dire. Detto questo, allora, Roberto, io partirei proprio da te. Dunque, allora, finalmente Sarri è arrivato questo allenatore. Eravamo insieme, abbiamo assistito alla conferenza stampa, è durata più di un'ora. Quindi già di per Un'ora sé, e 6 minuti, se non un'ora e sbaglio. sei minuti già di per sé è una cosa un pochino anomala, ma d'altronde si è fatto aspettare tanto, non poteva essere una conferenza stampa di 8 minuti e mezzo, Certo. insomma tutto è proporzionale. Ecco, che idea ti sei fatto tra il Sarri prima, tanto criticato, Mi è sembrato, devo dire, personalmente, mi è sembrato una persona molto umile che ha le idee chiare, poi che riesca o no, quello è un altro discorso. Prego. Sembra una persona molto decisa, molto convinta, d'altronde poi non è più un ragazzino, no, Sarri, quindi per quanto potesse incutere timore l'ambiente Juve, no? Una platea così vasta, pieno di giornalisti, però Sarri credo che sia ormai vaccinato È tutto abbastanza e vissuto, no? quindi Specialmente si è dopo vissuto, Napoli. ha rotto tutte le esperienze, quindi l'ho visto deciso, senza essere sbruffone, ma deciso, convinto. E deve essere così, perché se arrivi alla Juve, insomma, non puoi avere paura. E la frase che più mi è piaciuta è stata quando ha detto: proverò a vincere e convincere, cioè non soltanto vincere, ma anche a riuscire a regalare ai tifosi, soprattutto, oltre che ai giornalisti, a tutti gli Chiaro. addetti ai lavori, una Juve che finalmente faccia un gioco soddisfacente, no? Ecco, Poi a quindi parole è un chiaro. conto, nei fatti sarà un altro conto e si Certo. valuterà quello che farà sul Ma campo, queste sono parole. in quella dichiarazione che ha fatto lui c'è un pochino di, mettiamo un pochino le mani davanti, non sbilanciamoci più di tanto, potrebbe essere interpretata così la No, cosa? no, anzi io l'ho visto No. coraggioso, perché poteva anche non dirlo, no? Sì, Invece certo. ha detto certe frasi che ha dimostrato secondo me molto coraggio, ti ripeto.
Però appunto le parole sono un conto e lo giudicheremo poi su quello che la Juve farà vedere in campo, cioè dovrà vincere e dovrà possibilmente anche convincere. Ermanno, tu non sei venuto lì, però l'hai seguita. Sì, l'ho seguita via streaming. Ecco, che idea ti sei fatto? Senza che... Ma sono le idee che avevo francamente prima, ci vuole un po' di pazienza, bisognerà aspettare 3 o 4 mesi per capire realmente la situazione. Ma perdonami, Ermanno, se ti interrompo. Sì. I 3-4 mesi sono perché il gioco di Sarri, un pochino come quello di Guardiola, deve essere digerito, i dettami di questo allenatore, gli schemi, le cose un po' articolate, sono un po' complesse, richiede tempo per questo motivo o perché? Perché io presumo e credo, sono convinto che lui si deve, ha bisogno di questo tempo per calarsi nell'ambiente bianconero, ma reputo che sarà fondamentale la figura di Barzagli, che può fare anche da tre d'union fra le sue idee e il gruppo poi di calciatori. E Barzagli, se sarà nello staff tecnico, servirà veramente a molto. Volevo solo chiudere con una battutaccia, comunque in Europa ha vinto comunque più Sarri che Conte e Allegri. Sì, ma questo è un c'è una battuta. Conte avrebbe non ha nessuno score a livello internazionale, esatto. Già con Allegri. Allegri, voglio dire, è 2 volte vice campione d'Europa. Però sì. Vittoria 0. Sì, d'accordo, però quindi Sarri ha vinto una volta, ha fatto di più di Allegri e Conte per se stesso. No, la percentuale è alta. No, per la prestazione complessiva, lui è arrivato il primo anno, è arrivato lì, ragazzi. 100 su 100. Cioè, 100 su 100, e su questo assolutamente non si discute. Hanno voluto puntare su questo, chiedo ad Antonio Catapano, il fatto che, questo qui arriva lì, la prima volta, 100 su 100, hanno voluto puntare su questo per caso? No, secondo me no. Io mi sono fatto l'idea che loro hanno considerato Allegri molto bravo in questi anni, è un allenatore che ti porta avanti in Champions perché comunque con i suoi calcoli, con i suoi freddi calcoli ti porta sempre avanti, ti fa andare oltre il girone, l'ha detto anche Allegri nelle conferenze stampa, ed era il primo obiettivo. Secondo me poi sono nate delle riflessioni perché si sono resi conto che lui in alcuni momenti chiave non è un uomo che ti può far vincere la Champions, perché questa è l'unica spiegazione che io mi do su questa scelta. C'è sempre quel famoso, perché hai fatto 2 finali, ti sei preso 7 per in 2 finali, con una difesa spettacolare. Quel famoso centesimo per fare l'euro, no? Mancava sempre quel qualcosina. No, ma poi probabilmente loro si sono resi conto che le grandi partite di Allegri sono le partite in cui lui non aveva più niente da... Cioè non aveva da perdere. E allora lui ha giocato, ha fatto un altro tipo di partite e sono venute fuori delle partite spettacolari e vincenti. Allora, prima gli mancava quell'input in più. Quell'input che ti fa dare... Prima di sentire Alessandro Maccano, mi richiede di nuovo la linea. Una cosa velocissima, giustamente ha ragione Catapano, però non dimentichiamo che Allegri ha avuto la sfortuna di trovare comunque un Barcellona al top e un Real Madrid al top. Altre squadre, quelle di Milano, si sono trovati l'Osteagua, di cui hanno fatto un libro, un avvenimento, che a stento erano arrivati col Pullman a disputare la finale è vero. A Barcellona. Ci sarebbe molto da parlare su quello che dicono a Milano. Un conto è trovare la scelta, trovare tu lo sai, dopo la scelta di Sarri stanno così sorridendo. Io, attenzione, perché questo signore poi metterà di cattivo umore Milano verso la fine, non so perché, ma ho una vaga sensazione, che mi sono fatto un'idea, che questa alla fine c'è la tigna, è napoletano, ma c'è quella tigna proprio classica toscana. Attenzione, perché potrebbe fare invece cose contrariamente a quello che si pensa. Rideremo magari dopo noi. Alessandro Vaccani. Sì, ho seguito alcuni passaggi, la parte che mi è piaciuta di più riguarda il fatto del modulo, che mi sembra che tu abbia proprio chiesto tu, no? Parlerà con i giocatori, quelli più rappresentativi o quelli che hanno più classe. Quello mi è piaciuto, vuol dire che non è un talebano, non è uno che ha uno schema fisso e poi adatta i giocatori. Per il resto sì, bisogna dargli tempo. Per molto tempo il 4-3-1-2 e poi è passato e non ha quasi più cambiato sul 4-3-3, però lì ovviamente devi avere giocatori adatti. Bisogna avere giocatori, parlare con loro. 4-2-3-1 l'ha detto lui in conferenza, sì, ha detto io adatterò, cioè io non sono un integralista, ma secondo i giocatori che avrò a disposizione e come
certo. Parlerò loro e vediamo, adatterò il mio. Vuol dire che è poliedrico, quindi aspettiamo la prova dei fatti, ci vorrà qualche mese sicuramente, perché è una rivoluzione questa, quindi bisogna dargli un po' di tempo. Senti, riparto proprio da te, poi voglio sentire anche gli altri. Ci vorrà qualche mese, come anche per la tecnica di Guardiola. Ecco, le altre squadre, gli altri allenatori che non sono stupidi, sapendo che per Sarri in un ambiente nuovo ci vorrà qualche mese, ovviamente approfitteranno subito. Partiranno a razzo, secondo me. Partiranno, cioè, a razzo. Anche come preparazione. Come preparazione, sì. Però attenzione, sì, che poi la Juve di Sarri però... Però anche loro sono allenatori nuovi. Conte è nuovo. Certo. Sì, sì, certo. L'unico è Ancelotti, forse. Ancelotti. E io, sì, infatti sostengo, bravo Roberto, che Giampaolo è anche nuovo al Milan. È nuovo, cioè. Io sostengo da una vita, sempre su fonte milanese, che sono convinti, hanno Conte... Ho detto, ragazzi, io ho notato che si parla molto della Juve, moltissimo dell'Inter, ma guarda caso non si parla mai del Napoli. E attenzione, perché i secondi anni di Ancelotti sono deleteri per tutti. Fateci caso, adesso stanno per prendere un centravanti molto forte, una punta molto forte. Attenzione, perché vabbè, facciamo una cosa, lo diciamo subito dopo la pubblicità, lo diciamo, ringrazio il camera che ci sta richiamando l'attenzione. Lascio la linea, ovviamente, ad Alessia. Stai cadendo dalla seggiola? No, sto benissimo, no, grazie. Perché così andavamo su Striscia Notizie. No, per ora no, dai. Che cattivo che sono. Sì, ricordiamo, sì, i nostri sponsor, azienda, sì, agricola Riso Musso e grapperia artigianale Ali, e ci ritroviamo tra ricordiamo anche il gruppo... Gruppo Iacovitti Eventi, ringraziamo, e ci troviamo tra pochissimi minuti qua con noi, signora mia. A tra poco, pubblicità. Questa così, eccolo qua, sentire. Ecco, si sente Roberto Grossi che dice: Ermanno mi fa la testa, mi fa una testa così. Perché te la fa così? Perché lo devi far parlare, perché vabbè, oggi Ermanno ha delle cose da è dire carico, assolutamente lo dico, fondamentali lo dico per questa trasmissione. Oh. Quello che non si capisce assolutamente è perché una società di Milano, che è l'Inter di Conte, è a un certo livello e dice sarà l'alternativa alla Juventus. Secondo me è completamente sbagliato, perché prima devono superare il Napoli, poi ci sarà la Juventus, e hai ragione tu, bisogna poi vedere il Napoli che stagione farà, perciò in effetti si stanno facendo dei calcoli come se il Napoli non esistesse. No, non mi fido tanto, è completamente sbagliato. Attenzione, perché il Napoli è veramente forte, poi esatto, adesso c'è il fatto a Napoli, il problema che Insigne non rimarrà per questioni ambientali, quindi stanno possono puntando, fare cassa, possono fanno fare cassa per andare, attenzione, esatto, a Napoli. E l'Inter, quando dicono, perché la mia diatriba è con l'Inter, no? Dico attenzione, che poi non dovete fare la corsa con Juve, prima la fate corsa con Napoli, occhio, no, mi sbaglierò, però poi alla fine vediamo che succede. Andiamo a sentire un attimo da casa invece, durante la settimana noi raccogliamo un pochino le informazioni, così le domande, le indicazioni che volete poi vengano rilette in diretta. Prego. Sì, abbiamo Ugo Piras che ci scrive da Borgata Vittoria. Higuain tornerà in bianconero? Secondo me nessuno lo vuole. Higuain è già tornato alla Juve, sì, sì, perché di proprietà il cartellino forse intendeva se giocherà della in Juve, nero, se sì, giocherà, non lo so, oggi Sarri non si è strano, sbilanciato molto, perché sa che perché sa che la dirigenza secondo me gli ha detto aspetta un attimo, aspetta prima un attimo, vediamo anche tutto il resto, entrate e uscite. Però dico una cosa su Higuain, e ovviamente l'ultimo anno è stato un disastro, no? Da quando è andato via dalla Juve al Milan, purtroppo ha fallito. È andato al Chelsea col suo mentore Sarri, ha fallito anche lì. Bisogna vedere se nella fase ormai discendente della sua carriera, dove non c'è più niente da fare, oppure, adesso che mi ricordo, Sarri ha detto un'altra cosa su Higuain, ha detto che lui ha sofferto il trauma di essere andato via dalla Juve. Esatto. Il trauma però può durare un anno, voglio dire, no? Quindi adesso è tornato a casa madre, c'è il suo maestro Sarri, potrebbe, però i dirigenti Juve non so cosa vogliono fare nel calcio mercato. Ma io lo terrei, conosce l'ambiente, è un bomber, magari non delle partite quelle fondamentali, però bisogna fare punti anche con le altre. Secondo me si troverà, io lo terrei, ma è come Icardi, è vero, qualche anno di più, però tanto noi dobbiamo vincere entro 2 o 3 anni, quindi non c'è bisogno di programmare. Cosa, scusami, Higuain secondo me è molto più complementare con Ronaldo rispetto a Icardi con Ronaldo. Sì, è vero. Forse, vero. Icardi apre più gli spazi, però si tira, non so. No, Icardi fa più, ha bisogno di un suo spazio. È una prima punta, Icardi è una prima punta davanti al portiere, vuol fare gol e basta. Higuain è uno che torna a che aiuta la squadra, torna a centrocampo, ci ricordiamo, non Higuain come, anzi fin troppo.
troppo aiutava addirittura. Diciamo che Higuain è un pochino è un Mario Mandzukic più tecnico. Sì, è un Mario Mandzukic che vede più la porta. Esatto, e fa molti più gol. Cioè. Antonio? Anch'io penso che un giocatore secondo me è recuperabile. C'è da dire però che adesso abbiamo tanti attaccanti, quindi questo. Bisogna capire se Mandzukic resta, se Dybala viene scambiato con qualcun altro, se c'è Ken. Esatto. E poi si parla di Icardi come trattativa abbastanza avanzata. Quindi non possono restare tutti. Quindi vediamo un po'. Ermanno? Ma al volo velocissimo, si dovrà concludere tutto entro il 30 giugno, perché come voi ben sapete il discorso plus Valenze per essere nel bilancio di questa stagione, esatto, entro 30 giugno si decide Dybala, Icardi, credo che il tempo veramente stringa. Posso chiedere solo scusa a Ermanno Vittorio, perché lui l'altra volta aveva giustamente detto che la Juve rischiava di tenersi due allenatori quest'anno, io non ci credevo, ma perché non avevo fatto i conti col fatto che Allegri non trovasse squadra, poi lui ha detto che si prende un anno sabbatico, invece aveva ragione Ermanno Vittorio. Però la Juve ha sotto contratto due allenatori, Sarri, io non ci credevo, invece la Juve paga, invece la Juve è costretta purtroppo a pagare due allenatori. Poi magari a novembre dicembre Allegri trova squadra, lui dice anno sabbatico, ma possono essere 5-4 mesi, quindi certo, bisogna vedere. Sentire anche il signor Roatta sul fatto che idea di Sarri, non so se tu lo aspettassi in modo particolare. No, in modo particolare, vero? No, in modo particolare, però sentendo quello che avete un po' raccontato con la conferenza stampa, ti piace? Probabilmente ci sarà una rivalutazione. Tu non hai avuto modo di seguire la conferenza stampa? No, purtroppo no, però insomma sono contento di sentire queste osservazioni. Sentiremo anche lo straccio. Poi, della... Volevo anche sapere un attimino come è finita la storia Douglas Costa con... Ecco, Douglas Costa che era in procinto di... era tra i partenti, o probabili partenti, siccome più che altro... per situazioni disciplinari, sapete questi sudamericani come sono fatti, anche Vidal, vi ricordate, c'hanno un pochino la testa un po' calda. Allora la Juventus l'ha preso sotto mira, però sembra che addirittura Sarri ne abbia parlato più di una volta e oggi l'ha citato due volte e ha citato anche Dybala, e questo fa ben sperare, perché intanto l'Inter sta capendo che per Dybala, a parte il fatto che non c'è volontà da parte dei giocatori di andare all'Inter, oltretutto, però c'è da valutare che se rimane Dybala, Dio volesse, questo giocatore finalmente vediamolo esplodere, e poi su Douglas Costa, che a me assolutamente non dispiace se dovesse rimanere, perché uno come pochi che quando è in forma salta l'avversario ed è irresistibile. Quindi io credo che sia veramente un doppio colpo ottenere loro due. Mi preoccupa solamente la questione Cancelo. È anche vero però che uno come Douglas Costa, come tu hai detto bene, ha una testa un po' particolare. E quello lo devi tenere. Con Sarri queste teste un po' particolari non vanno tanto bene, anche se oggi hai detto bene, ne ha parlato in maniera positiva, può voler dire tante cose. Io penso che uno non cambia. Cioè Costa, quella è la testa, quella è sempre stata in tutta la sua carriera, genio e sregolatezza, bravo, bravissimo a fare certe azioni, ti parte da un'area, arriva dall'altra dribblando e segnando, e altre partite invece quasi inesistente, oppure in settimana si allena così, oppure altre cose. Quindi non so se con Sarri veramente lui possa essere un uomo determinante in questa Juve, ce lo auguriamo tutti, ma nutro, anche perché... come dicevate prima, tanti giocatori la Juve, avete dimenticato, c'è ancora Cuadrado, Sì, chiaro, c'è Bernardeschi, cioè è pieno di attaccanti. Attenzione, perché oggi, se tu ricordi bene, su Bernardeschi lui si è soffermato e ha detto che Bernardeschi già lo ammirava prima, ed è un ragazzo che a lui piace moltissimo. Però ha anche detto che manca di continuità, perché poi tra le righe bisogna leggere Sarri, no? Gli ha fatto i complimenti e poi ha detto però manca di continuità. In troppe partite ancora manca di continuità, gli ha fatto capire, così non va bene neanche per te secondo me. Sì, però il problema è questo. Fino alla sessione invernale tu lo tieni, se rendere questo punto non lo puoi mandare via. No, ma a volte se mandi via Bernardeschi, no, era solo per dire che gli ha mandato un messaggino a Bernardeschi, ha detto guarda sei bravo ma così non basta. Esatto, però devi correre di più e devi dare più continuità. Allora, siccome mancano quasi 5 minuti, dopo andiamo a sentire un contributo dalla sala stampa, Umberto Agnelli, Giovanni Agnelli, chiaramente... dove è stato presentato Cristiano Ronaldo, non prima però di aver sentito la nostra Alessia, che poi tra l'altro Ezio Roatta ci deve raccontare un po' gli sponsor, capito, nel dettaglio. Allora prima con le mail e poi dopodiché andiamo in pubblicità, prego.
Allora, Ludovico Mineo ci scrive da Asti: scusate, ma quanto costa Sarri? Milioni al Chelsea per liberarlo. Stipendio di Sarri 6,5 milioni. Un anno contratto Allegri circa 10 milioni. La cifra. Mi sembra veramente troppo, poi aumentano gli abbonamenti. Sì, vabbè, il fatto che aumentano gli abbonamenti, queste comunque aumentano a prescindere, però no, il problema non è che devono pagare. Non è che aumenta, però voglio dire che insomma ci sta, perché un allenatore se ha libro paga non lo puoi mandare via per una questione di contratto, lo devi rispettare. Si spera che Allegri possa trovare quanto prima una collocazione, poi io credo poco, crediamo tutti poco, suppongo, sul fatto che Allegri veramente abbia detto, sia convinto più che altro di un anno sabbatico. Anche perché prima non aveva mai detto che voleva prendersi prima o poi un anno sabbatico. Ma l'ha detto, cioè, nella serie, mi prendo questi soldi e dopodiché... Ok, quindi credo che in effetti siamo d'accordo con te, spettatore, che le cifre sono piuttosto alte. Prego. Allora ci scrive Ursula Perino da Torino: meglio che Ken vada altrove, Sarri non lo farà mai giocare. Perché? Non lo so, non credo. Perché? Non sei sette attaccanti, ma insomma, non possono giocare tutti. Certo che se ne restano, tanti così, no? Però. Vabbè, insomma. Poi dite addirittura. Higuaín, Dybala, Cristiano. Tu devi fare un prestito, magari. Ma lei è amica di che gli fa la telefonata, se gli ma non era amica di Bernardeschi? No, magari. Cioè, fatemi capire adesso, fatemi capire come sta storia. No. Perché sono sti sospiri? Basta, sei tu che stai facendo tutte queste storie così. Vabbè, allora, no, perché tu ti chiama Sari e dici: no, guarda, Ken non può partire perché devi rimanere qua, perché io sono sua amica, va bene? Ok, bueno, aggiudicato. Allora, siamo pretenziosi, vabbè. Chiediamo un attimo, un altro messaggio e poi andiamo in pubblicità. Paolo Rampini da Collegno ci scrive: perché Orsolini non è tornato alla Juventus? Si poteva tenerlo almeno sino a gennaio 2020. Sono veramente tanti. Cioè. Per verificare le sue prestazioni bisognerebbe puntare sui giovani. Vabbè, d'accordo ragazzi, però se sono tanti, sono tanti. Insomma, il problema è questo qua. Allora chiedo un attimo alla regia quanto tempo c'è. Ci sono 2 minuti. Un minuto, benissimo. Allora, un attimo, Ezio Ratta, ce la fai? Certamente. Arte della sintesi per i nostri sponsor, vai. Grazie ancora, ricordiamo gli sponsor ormai storici di signora mia, che sono Riso Musso e di Stelle di Ali. Vi ricordo il sacchetto di Riso Musso in ATM atmosfera modificata, l'unico DOP italiano rimasto, assaggiatelo. 11:30 quasi, quindi anziché fare la spaghettata fate la risottata di mezzanotte, e colline della Valaggia Vercellese, quindi zona vocata per il riso. Per finire velocemente, ricordiamo ancora lo sponsor della distilleria lì, con questa bellissima linea di grappe di cuori piemontesi a forma di mole antonelliana, giusto per stare in tema. E trovate entrambi i prodotti in tutti i negozi, i supermercati, le gastronomie piemontesi, non solo. Grazie Ezio. Ricordiamo anche Gruppo Iacovitti Eventi, che organizza eventi di tutti i tipi, dallo sportivo a... Adesso tu però devi organizzare musicali, che dobbiamo andare in pubblicità. Quindi che facciamo? La chiamiamo? Sì. La chiamiamo a pubblicità? Okay. Andiamo? Anche perché stiamo aspettando un ospite, lo aspettavamo con il pathos dell'amicizia, della professionalità. Adesso ovviamente personalmente gli tiro il collo, dopodiché, no, sto scherzando, vi presenteremo dopo chi è, ovviamente lo conoscete tutti quanti. Vai. Amici juventini, mi raccomando, rimanete con noi, a tra pochissimo, pubblicità. Eccoci qui, ridi, tu ridi sempre. No, no, la lanci tu l'intervista? Va bene. Lanciala tu. La lancio io, contributo, intervista a Sarri, domanda, risposta veloce, e poi presentiamo il graditissimo ospite che è arrivato, purtroppo per problemi di traffico, è arrivato, ci ha raggiunto in studio, quindi suspense, chi sarà, chi non sarà, lo saprete dopo. Grazie. Alla luce dei giocatori che lei ha visto che ha a disposizione la Juventus, con i suoi moduli, specialmente con il 4-3-3 che lei ama in modo particolare, lei pensa che si debba fare una particolare scelta su alcuni giocatori, sul modulo riferito a questo? Grazie, molto gentile. Io penso che non si può partire dal modulo e poi mandare via a prendere i giocatori. Bisogna avere le idee chiare su quali sono i 2 o 3 giocatori che ci possono fare la differenza e metterli nelle condizioni di fare la differenza.
Quindi il primo passo è ristudiare bene le caratteristiche di questi giocatori, il secondo passo è parlarci per capire e condividere, e il terzo passo è adeguare il modulo ai 2-3 giocatori che ci possono far fare la differenza, perché negli ultimi anni ho fatto il 4-3-3 e si parla di 4-3-3, ho fatto per 3 anni il 4-3-1-2, ho fatto per una vita il 4-2-3-1, non, il 4-3-3 del Chelsea era un 4-3-3 molto diverso da quello del Napoli, e quindi lì c'era da accompagnare le caratteristiche di Eden Hazard, giocatore che ci poteva risolvere le situazioni, che però poteva avere delle piccole controindicazioni in fase difensiva che abbiamo cercato di ovviare. Quindi partiamo da quello, partiamo dalle caratteristiche dei giocatori, partiamo da quali sono i giocatori che ci possono fare la differenza, accompagniamoli cercando di sfruttarli al meglio, e poi il modulo sarà una conseguenza. Bene, allora rientriamo in studio, presento subito l'ospite che stavamo aspettando, Radio Bianconero, una trasmissione radiofonica di assoluto successo ed è giovanissima, Antonio Paolino ne è il direttore. Ciao Antonio, grazie per essere qui. No, grazie a voi dell'invito, vi chiedo scusa ma la mole di lavoro quest'oggi è stata davvero massacrante. Sì. Finisci, poi iniziano le riunioni, poi guardi l'orologio, poi prendi un caffè in mezzo, poi prendi la strada sbagliata. e vi ho spiegato molto sinceramente alla Sarri quello che è successo. A proposito di Sarri, se ne è parlato prima con tanta diciamo così tanti dubbi, tante incertezze, e sia per il comportamento di Sarri e del Sarri napoletano verso nei riguardi della Juventus in senso negativo, medie tirate su, parolacce, questo e quell'altro. Oggi però c'è stata, tra l'altro ho avuto il piacere, ti ringrazio di essere intervenuto nella tua radio, che ho puntualizzato questo, ha lasciato un pochino di stucco tutti quanti, un Sarri che dopo le dichiarazioni, dopo questa presentazione, al di là del discorso come sembrava un damerino, insomma irriconoscibile perché non aveva la tuta, quindi era... vabbè. Però voglio dire, si è fatto camicia proprio non della sua misura, se dobbiamo essere qui. Me l'hanno detto le mie compagne di viaggio, sì, quelle attente al look. Sì, però, lo dico per lui, non pretendi, per noi. Pretendi troppo dalla vita, già fatto dei grossi sacrifici. Ecco, è stato Sarri che ha lasciato un pochino positivamente colpiti un pochino tutti quanti, quelli che l'hanno prima criticato? Ma guarda, intanto dico una cosa molto sinceramente. Dobbiamo sempre aspettare prima di parlare, un po' tutti, tifosi, noi addetti ai lavori, probabilmente avrebbero dovuto aspettare anche a criticare troppo questa scelta gli stessi tifosi napoletani. Ho visto che qualcuno quantomeno ha frenato un po' il mal di fegato, questo non risolve totalmente il problema. Due aspetti, quello che ha detto e quello che avrebbe voluto dire, se coincidono io faccio l'applauso. Secondo me oggi, no, nonostante non mi fossi fatto delle aspettative, ritengo che sia emersa una grossa dote di questo allenatore, non di Maurizio Sarri, non che adesso salgo sul carro di Sarri o scendo la prima sconfitta. L'umanità e l'aspetto umano, cioè lui ha spiegato le ragioni a 62 anni, 60 e passa anni, la gavetta che ha fatto, l'amore che ha provato nello sfidare, cioè con la maglia del Napoli, con la casacca del non del tifoso, del professionista che allenava il Napoli, di tentare di abbattere la corazzata Juventus, e ci è andato molto vicino, perché io sono andato a rivedere in questi giorni i punti di distacco, al di là delle battute di facciata che si dicono, no? Ci ha spiegato anche alcune cose. Ha reso la vita complicata per due anni. Quindi la Juventus ha virato, ha puntato, è stata la prima scelta da un certo momento in poi, non mi interessa in questo momento. Dico, Sarri è stato scelto dalla Juventus, ed è una scelta rispettabilissima, perché non ha preso nemmeno te, né tantomeno Roberto Grossi, che ricorda come gioca a calcio. Assolutamente. Chissà che schema avrebbe adottato. Ne è uscita l'umanità e la professionalità dicendo: ho lottato al 110% per battere il potere della Juve come squadra, no? Poi certo che qualche mezza verità ha dovuto un po' camuffarla. Provate ad andare voi a giocare, a stare un giorno a Napoli, a giocare nel Napoli. È coraggioso. È quella la verità. E poi abbandonare, ma decidere di lasciare la famiglia, di andare in Inghilterra, quantomeno di avere questo distacco. E poi tornare in Italia passando da fuori. Esatto. È la prima occasione professionale, non dico che io o te saremo pronti ad andare in questo modo a Parigi e poi rientrare, magari andare in qualche altra televisione dove gli scudetti non li vincono mai, quantomeno negli ultimi anni. Dico che a me è piaciuto questo aspetto umano, questa spiegazione. Il fatto che un uomo vero rifarebbe le stesse cose che ha fatto,
consapevole degli errori che ha commesso. Io oggi in radio ho lanciato una cosa e concludo. Mi sembra uno dei pochi, poi pronto ad essere smentito, quindi mi fa piacere che se ascoltassimo tutto, adesso ci preoccuperemo e ci preoccuperiamo tutti di giudicare il campo, i risultati, il gioco, il bello e il cattivo tempo, perché sappiamo che il primo pareggio con la SPAL, anche Capello col Djurgården, 2-2, 2-0 in svantaggio, certo. No? Altro che cancellano tutti i messaggi possibili. Dico però, aspettiamo, giudichiamo quello, però nel frattempo abbiamo la dimostrazione di un allenatore che secondo me non è che non ha nulla da perdere, certamente potrebbe anche a un certo punto capire che la missione è troppo grossa rispetto a quello che può dare. C'è questo rischio? No, non dico che c'è questo rischio, però è uno che vuol vincere, ha vinto l'Europa League al primo anno in Inghilterra. Dico qualcosa che sono pronto a essere smentito dai fatti: ci fossero delle difficoltà fra 3 anni, fra 20 anni, quando sarà ancora sulla panchina della Juve, non lo so, no? Sarebbe pronto ad abbandonare lui. Cioè, se questo progetto è troppo grosso per me, se questo vestito è troppo grosso per me, magari lascio anche. Io rispetto questa scelta della società, rispetto quello che ci proporrà, giudicherò da giornalista, ma dico anche che la sfida è assai intrigante. Roberto, che ne pensi di questo? Poi vorrei sentire anche di quello che ha detto Antonio, della sua idea, perché ognuno di noi ha un'idea, si è fatto un'idea chiara sul Sarri pensiero, il Sarri comportamento, eccetera. Ma sì, ma è giusto, Sarri ha detto quello che poteva dire oggi in conferenza stampa, no? È ovvio che lui quando era a Napoli ha dovuto comportarsi in una certa maniera, ma lo vediamo anche, no, Antonio, Ancelotti quest'anno, no? Un po'. Cioè Ancelotti era sempre stato molto tranquillo, molto sereno nelle altre squadre, è arrivato a Napoli, già comincia quest'anno a fare polemiche, l'arbitro così, in maniera diretta, in quell'ambiente lì non dobbiamo essere ipocriti, è così, e Sarri oggi te l'ha fatto capire, io a Napoli dovevo fare così, perché l'ambiente ti condiziona, la società. Sì, ma non è nel primo né l'ultimo, l'ha fatto Capello, fatto tanti altri allenatori. Sì, però diciamo che lì ti condiziona ancora di più, anche perché non c'è, secondo me, una società forte a Napoli, sì, la società di calcio, dico. C'è tanta passione. Ci fossero dei dirigenti come alla Juve, che dopo due volte che ti allarghi, alla Juve già te lo dicono, no? Scusa, ma lascia perdere in conferenza stampa con la giornalista, non dare del frocio al tuo collega allenatore, perché questo ha fatto, non fare così, alla Juve già, no? A Napoli tutto tranquillo, anzi dicevano, ma sì, ma quanto è simpatico, e questo ti fa capire, no, che già Sarri è uno di suo ruspante, perché viene, come ha detto Antonio, in una piazza ruspante, dalla Gavetta, dalla terza categoria toscana, poi l'Empoli, poi E ancora si è trovato a Napoli, dove lui ha detto era proprio la sua squadra del cuore, Napoli. Io ringrazio De Laurentiis, ha detto, figurati, è stato un mix clamoroso. Adesso però è alla Juventus, secondo me Sarri è un uomo molto intelligente. Alla Juve sa che certe cose non si dicono, e soprattutto non si fanno. Antonio Catabano, velocemente su quello dell'introduzione di Antonio Paolino, prego. Io penso che sia un allenatore intelligente, perché comunque ha messo sul piatto tutto quello che doveva mettere sul piatto, cioè il fatto che ha dribblato alcune domande, diciamo così, ha messo in piedi una serie di scuse un po' posticce, ma che ci stanno, come no, ma quando dicevo della cosa delle strisce bianche, nere, non aveva detto le strisce, era Napoli, Milan, si è fatto dei riferimenti, perché ho trovato ma ci sta, è nell'ordine delle cose, quindi assolutamente. Io l'ho trovato comunque quadrato e molto corretto, cioè molto. Nel senso che ha detto le sue cose. E quindi contrariamente a quello che si pensava, anche in che mondo viviamo, cioè a Napoli certe cose devi un po' Romano Vittorio. Ma il mio pensiero è questo, che credo che sia fondamentale che sia data la squadra quasi definitiva a mister Sarri per il ritiro di luglio. Questo secondo me è fondamentale, perché forse non riuscirebbe a partire bene se si trova con un gruppo di calciatori, poi due partono, uno arriva e diventa veramente tutto complicato. Credo che forse anche qualche bastone fra le ruote le possa mettere la Tournai, però ai milioni di euro non si può certamente rinunciare, e presumo che bisogna farla, e chiuso così. Vedremo, ma ci vorrà
qualche mese, ci vuole un pochino di pazienza. Alessandro Vaccani. Ma io volevo dire che se tra Roma e Napoli hanno vinto in tutto 5 scudetti in 120-130 anni, il motivo ci sarà. È un ambiente che non permette di lavorare, non permette di programmare, non sono sereni, eccetera. Quindi è giustificabile, però i tifosi della Juve devono essere conquistati, deve comunque dimostrare qualcosa in più. C'è un po' di delusione per via del fatto che si era circolata la voce di Guardiola, che secondo me hanno cercato. Quindi lasciamolo lavorare, certo. Qui è un ambiente giusto per lui. Allora io chiedo a Antonio Paolino la possibilità, perché mi farebbe piacere rimanere un attimo con te di più, la possibilità prima del termine delle nostre trasmissioni di essere qui ancora una volta, compatibilmente con i tuoi tempi. No, mi fermo già qui adesso. Ci dobbiamo salutare adesso. Vabbè. No, adesso mi fermo già qui adesso, così sono per giovedì prossimo. No, vabbè, noi il 27 farò il possibile. Farà il possibile. Allora, con questa promessa di Antonio Paolino, siamo giunti veramente al termine delle nostre... Ah, questo è il terzo? Ah, non è finito, ragazzi, me lo dovete dire, sennò si fa confusione. È il terzo blocco, vabbè, allora io me la spiego. Riavvolgiamo. No, veramente il quarto blocco. Questo è il quarto. Oh, ragazzi, scusate, stiamo. Quarto blocco, eh? Ah, è il terzo. Ci dicono che è il terzo. Allora, non so già contare neanche più. Allora, già è tornato Antonio Paolino e non può che farci piacere. Grazie per essere qui con noi. Vabbè, ragazzi, avvertitemi prima. È il bello della diretta anche questo qui. Vai, linea alla regia, allora. Anzi, dalla tua. A tra pochissimo, pubblicità. Mi piacciono queste cose, il bello della diretta, come diceva il grande Gianni Minà, è proprio questo il bello, che si può errare tra un blocco e l'altro. Eravamo convinti che fosse davvero l'ultimo, invece abbiamo ancora 12 minuti da trascorrere insieme a voi. Allora ragazzi, a questo punto facciamo un attimo il punto mercato. Antonio, riparto da te, si è parlato con Sarri del mercato, lui ha detto, mi piace, intanto che si deve interfacciare con Fabio Paratici, l'ha detto più di una volta. Fabio Paratici ha confermato. Questo l'avrei detto anch'io. Questo l'avrei detto anch'io, sì, al primo giorno di scuola. Sì, sì, chiaramente. Io vorrei ricordare un attimo la domanda che hai fatto tu, che non abbiamo registrato perché non abbiamo avuto tempo di contributo, e ricordarci quello che lui ti ha risposto. Ma guarda, intanto un altro aspetto è proprio quello dell'ambiente, anche mediatico. Faccio velocemente un passo indietro. Quando Capello andò per la prima volta a Roma, i giornalisti di Torino non potevano entrare nella sala stampa perché era già stata piena e ci dissero per motivi di sicurezza, no? Poi le domande le hanno fatte il macellaio alla Fiera dell'Est, sì, lui, sì, sì. Lei, noi, voi, essi, sì. Qui c'è anche uno stile diverso, una professionalità diversa, c'è un rispetto dei ruoli diverso, quindi so che molti tifosi da casa avrebbero chiesto subito, avrebbero portato la gigantografia del dito medio alzato al pullman. Ci sono state delle belle risposte però, cioè ricordiamoci che a volte l'allenatore, il giocatore è un uomo contro tutti e anche per questo guadagna tanti soldi. Il mercato, la mia domanda, io ho semplicemente chiesto, ho cercato di fare chiarezza da alcuni concetti. Intanto, se il sarrismo me lo spiegava, cioè se sapeva almeno lui cosa fosse il sarrismo, no? Perché nel calcio, io sono di estrazione salesiana, il calcio, i migliori giocatori che ho conosciuto e che hanno fatto anche carriera rispetto a me, sono quelli che lanciavi il pallone in mezzo al campo, erano quelli che riuscivano ad arrivare prima, senza prendersi una pallonata, stoppare meglio, tirare di destra o di sinistro, anche se non erano i loro colpi principali. Cioè, nel calcio poi non dobbiamo inventare troppe cose, certo. L'estro prima di tutto, no? E non lo dico da ex calciatore, ma lo dico con vanto, perché gli ex calciatori sai che sanno sempre qualcosa di più, no? Anche quando fanno poi gli opinionisti, sanno fare anche sempre meglio le domande, figurati. Senza avere neanche fatto un po' di praticantato. Apro e chiudo questa polemica. Bravo. Detto questo, dico che la domanda voleva solo chiedergli se sarà più facile trasferire il sarrismo ad una squadra già collaudata, bene o male, perché qualcuno andrà via, qualche mela marcia, chiamiamola anche noi, mela marcia o mela che nel cesto di frutta, di pere, fragole, eccetera, magari non c'entra niente. Magari Higuaín lui se lo terrebbe, ma probabilmente sa che la società è meglio che lo venda, quindi diciamo che fai la Macedonia con quello anche che ti mette a disposizione la società. Dico che ti ho chiesto se sarà più facile trasferire questo sarrismo, al di là del concetto descritto dalla Treccani, piuttosto che lui acquisire delle nozioni di stile Juventus. La prima parte ha risposto, la seconda no, ma capisco, cioè
essere Juventini, forse non l'ho capito neanche io, che sono il direttore di Radio Bianconera. Devi star lì, devi capire, e devi capire poi perché non sei così simpatico, sia quando vinci, sono tutti contenti quando non ti danno un rigore che c'è, ma non te lo danno. Quando perdi, fanno i festeggiamenti, proprio non se ne parla. Se fosse stata la Juve gliel'avrebbero dato, ma se non fosse stata la Juve glielo hanno dato lo stesso. No? Devi capirlo da dentro e lo devi capire in una piazza che ti fa vivere la sera, il mattino, il pomeriggio. Roberto? No, tu hai detto della Treccani, no? A me ha fatto specie che la Treccani, che reputo un'istituzione, no? Abbia inserito il termine sarrismo. Però, per carità, ormai siamo pieni di neologismi che sì, ma non l'ha capito molto discutibili. Non l'ha capito nemmeno lui. La tua domanda era: cosa vuol dire sarrismo? Sarrismo secondo me non vuol dire niente. No, vuol però dire un comportamento. È stato, diciamo, un tentativo. Sì. A quanto pare è riuscito, perché se l'hanno messo appunto sulla Treccani qualcosa. Però un tentativo da parte di alcuni intellettuali o pseudo intellettuali, soprattutto napoletani, di ammantare le gesta del Napoli, soprattutto del Napoli di Sarri, esatto, di un contenuto che andava al di là del calcio, cioè un contenuto pseudo culturale, pseudo filosofico, pseudo tutto. Non ti voglio dire veramente quello che penso perché siamo in TV, mi fermo qua. Ma tanto mi è fermo stato tutto cancellato, in pochi minuti è stato tutto cancellato, non esiste più nulla di allora, tutto questo. Sul rush finale, prima di chiudere, sapete che io amo un pochino Marzugliano, ormai siamo quasi mezzanotte, quindi siamo l'orario è quello lì, domanda-risposta, insomma partiamo dall'avvocato Alessandro Baccanio. Allora, quello che vuoi tu sulla giornata, su Sarri? No, ma io ho un argomento specifico che riguarda Platini. Volevo rassicurare tutti i juventini e non che non è stato arrestato, è stato sentito come persona informata sui fatti, come testimone. C'è un articolo del codice di procedura penale francese che prevede il fermo per qualche ora proprio per garantire il testimone. Quindi volevo proprio tranquillizzare tutti, compreso Maradona che dal lato della sua specchiata moralità aveva già detto sì, si è diviso i soldi con Blatter, senza capire che UEFA e FIFA sono due cose diverse. Maradona è un casino. Grande Alessandro. E quindi insomma io spero che sia innocente, in ogni caso un provvedimento che sia cautelare non può essere emesso in questo momento perché non ci sono le esigenze cautelari, aspettiamo anche lì la sentenza, vediamo cosa uscirà fuori. Comunque non è stato arrestato, quindi la notizia è infondata. Questa è la cosa importante, perché tutto ciò che Juve è riconducibile, certo, non c'entra niente a Juve. Ha giocato nella Juve, quindi vuol dire che vedi, poi gli hanno fatto le caricature veramente sì, di cattivissimo gusto con le strisce, no, questo è il report di una volgarità pazzesca. Io non strapperò il poster di Platini con cui sono nato e che ho conservato nella mia cameretta. Bravo. Lo condannerò umanamente, come dico, magari se verrà, vediamo, probabilmente, non lo so. No? E tra l'altro, così come Maradona non è un campione con la C maiuscola, perché io da Maradona fuori dal campo non ho nulla da imparare, anzi avesse preso qualche nota. E tra l'altro io da Platini devo dire che grazie a lui forse ho imparato a fare le interviste, perché la prima all'Olimpico 2-1 perdemmo la partita, ti ricordi Falcao, poi vinse lo scudetto, ovviamente vinse lo scudetto la Roma, chiesi ma Michel come mai che la Juventus ha perso questa partita, e lì fu proprio una mazzata, mi diedo, ho detto o cambio lavoro oppure continuo così. Mi disse molto semplice, perché i nostri avversari hanno segnato un gol di più. Fece una figuraccia pessima, da quel giorno cominciai a capire come dovevano essere. Pensa che Roberto Grossi non ha imparato neanche a battere le punizioni come Platini. Lui dice così perché abbiamo giocato tanti derby giornalisti e ha visto come giocavo. Senti, domanda risposta la chiedo anche a te, quello che vuoi. Un po' marzugliana. Ah, domanda e risposta. Quello che vuoi, fatti una domanda, datti una risposta, su quello che vuoi. La Juve vincerà giocando bene? Sapete cosa vi dico? Che alla fine voglio vincere e basta. Bravo, quindi giusto. Non guardo chi c'è in panchina. Benissimo. Cioè, scusate, la sintetizzo così. Ma poi vorrò capire, cioè vorrò ascoltare le domande di quelli dei fenomeni da tastiera penso anche io, hai detto fenomeni da tastiera. Prima di tutto, quando giocherà male, ecco, no, io voglio vedere una partita della Juve giocare male e vincerla e sentire le domande del post partita. Questo è il mio massimo, sogno nel cassetto. È il massimo della libido, insomma, cioè voglio dire, Armando Vittorio. Sì, due cose velocissime, una è su Michel, cioè che le persone passano, comunque i campioni rimangono. E l'altra, permettetemi, un grande grazie a queste ragazze che stanno giocando un mondiale veramente bello, ci stanno facendo entusiasmare, e io direi non dimentichiamo che stiamo vedendo due atlete formidabili fuori dalla norma, che sono la Bonansea e la Gama, veramente due atlete, veramente un applauso.
Grazie, grazie Roberto. Ti pregherei sintesi perché siamo veramente... Mi associo Ermanno per quanto riguarda la nazionale femminile, veramente sta ottenendo anche dei numeri dell'audience televisiva notevole e se la meritano, se la meritano tutte. No, io sul pensierino finale vero è che... quanti anni di contratto ha Sarri? Tre anni. Allora, guarda, io spero di vedere tre anni, spettacolo. Non solo di vittorie, come ha detto Antonio, ma anche di bel calcio, guarda un po'. E io spero di vedere in tre anni tanti Trespoli di napoletani che cascano giù, capito? Ma se dovessimo vincere qualcosa, è il massimo dell'apoteosi. Allora, notizie giusto così, di colore, simpatiche, un pochino per la prossima stagione, prego, vai. Vi ricordo, amici, che ci sarà una nuova rubrica che partirà a settembre, che si chiamerà Fashion Goal, da me condotta e con tutti gli amici qui in studio, all'interno della trasmissione Signora Mia. Si parlerà di stile dei calciatori, di Sarri ovviamente, lo stile di Sarri, delle loro compagne, e ci sarà uno spazio dedicato alle divise, in particolare alle maglie. Ok, quindi ci sarà questa nuova rubrica sullo stile di Sarri. Ho i miei dubbi, insomma, cioè, perché insomma, è molto lungo. Ho visto che ci sta provando. Allora siamo veramente in conclusione. Io ringrazio anche ovviamente Ezio Roata per la presentazione degli sponsor. Buonasera a tutti. Bene, e poi voglio sentire in ultimo la domanda risposta ovviamente anche da parte di Antonio Catapano. Che ricordiamo, Antonio Catapano scrive su Juventus, cioè non è che siamo Io voglio dire una cosa, ho visto che ci sono già molti tifosi e non sono pochi che si sono dimessi perché è arrivato Sarri, e ho visto opinionisti che non indosseranno più la maglia della Juve, ma questi perché adesso è arrivato Sarri, ma speriamo che ce l'hai. Ma questi qua nel 2006, quando sono successe davvero, bravo, delle cose serie, erano. Io mi ricordo quindi faccio solo la domanda, la risposta non te la do. Ecco, io mi ricordo che nel 2006 la prima partita che vidi del campionato fu Rimini Juventus e piangevo. Rechiuti, capito? Esatto, Rimini Juventus. Paro, Matteo. Allora, Paro, con la mia compagna di viaggio, scusa, mi appoggio perché sto invecchiando. Prego, prego. Io sono vai. Furbacchione che mi appoggio a te, mica da ridere. No, lo so. Diamo l'appuntamento al prossimo giovedì. Al prossimo giovedì, che sarà l'ultima. Che sarà l'ultima, è il 27, giusto? È il 27. Sì. Vedi di fare uno sforzo e veniamo a ritirare lo stipendio. Ragazzi, come dico sempre io, anche se il campionato è fermo, nella vita serve, ma anche alla Juventus serve, l'ha dimostrato anche quest'anno. Occhi di te. Ciao ragazzi, a giovedì prossimo.